Ci troviamo nella sede della Proloco di Segusino, dove si stanno svolgendo i preparativi per la 113esima Fiera Franca del Rosario, in compagnia del presidente della Proloco, Dennis Coppe. Dennis, come si svolgeranno le varie giornate della fiera? Allora, quest'anno la fiera durerà 4 giorni, inizierà giovedì sera fino alla domenica. Inizieremo il giovedì con la presentazione del libro Oltre le stelle di Antonio Valerio Fontana, un giovane scrittore da Frosinone che ha scritto una storia sull'immigrazione dei segusinesi a Cipilo. E durante la serata c'era anche qualche bel assaggio di piccoli prodotti messicani, quindi tipo le tortillas. Il venerdì sera verso le 7 aprirà lo stand enogastronomico con tanti piatti, in particolare quelli a base del nostro formaggio Czech. E verso le ore 20 inizierà la finalissima di Cuochi di Contrada, una lega competizione culinaria nei vari borghi di Segusino. E sarà la finale, no, di questa competizione? Certo, sarà la finalissima, però di questo ne parliamo più tardi. Sì, ne parliamo più tardi, intanto facciamo vedere questa bozza del volantino. Andiamo avanti però quindi con il programma della Fiera Franca del Rosario. Perfetto, però dopo la finalissima di Cuochi di Contrada ci sarà una serata musicale rock per i giovani, diciamo, e poi arriviamo al sabato, che è la giornata storica della Fiera del Rosario. Apriremo lo stand alle 8 del mattino, quindi ci saranno i vari espositori, i mercatini, e dopo verso le 9 ci sarà la famosa e storica rassegna bovina. E verso mezzogiorno il classico pranzo a base di prodotti locali a cura della Proloco di Segusino, e nel pomeriggio la 11ª edizione della corsa podistica lungo le grave del Piave e borghi di Segusino, e la 4ª sempre edizione del Nord Walking sempre lungo le grave e borghi di Segusino. Il pomeriggio poi si concluderà con un gruppo musicale con i Rolling Pop per finire la serata in allegria. Anche la domenica tanta tradizione. La domenica sarà la giornata più piena della fiera, diciamo. Anche lì iniziamo la mattina con l'apertura degli stand enogastronomici. Ci saranno oltre 120 espositori, quindi hobbisti, venditori vari. Ci saranno varie mostre in palestra. E poi ci sarà ormai la 5ª edizione del raduno di trattori d'epoca e non, con il giro per le vie del paese. A mezzogiorno ci sarà il pranzo sotto la tensa struttura a cura del gruppo Alpini di Segusino, che durerà fino alle 14:30, poi una bella sfilata realizzata dai segusinesi con dal titolo Scolari di ieri, scolari di oggi, due generazioni a confronto, accompagnate dalla banda municipale di Segusino. Partiranno da Piazza Roma, arriveranno fino al capannone, e lì ci sarà la presentazione della mostra e un piccolo concerto della banda di Segusino. Diciamo che quasi in contemporanea, sull'esterno del capannone ci sarà una dimostrazione di lavori fatti con le motoseghe dei ragazzi della scuola di Velai di Agraria. Mentre sempre sul campo a fianco ci sarà la 4ª edizione della rassegna cinofila amatoriale. Anche lì sono previsti oltre 150 cani, è una mostra che ha avuto negli anni un bel successo. Sempre durante il pomeriggio ci sarà la possibilità per i bambini di fare un giro a cavallo gratuito. Verso le 4 ci sarà anche uno spettacolo comico dedicato a loro con i fratelli Al, e alla sera finiamo con una serata country per finire in allegria la nostra fiera. E riguardo invece alla fiera in sé, perché una persona dovrebbe venire a visitarla? Che cosa ci dovrebbe far invogliare? Ho mille motivi. Tanto Segusino è il paese più bello del mondo, primo motivo. Siamo l'ospitalità che riserviamo a tutte le persone che vengono da fuori a visitare il nostro paese. Abbiamo i nostri prodotti locali che sono invidiati su tutto il comprensorio, dei formaggi, gli insaccati, i vini, e questo ricco programma della fiera che può invogliare tante persone a venire a trascorrere una giornata a Segusino. E abbiamo saputo che una delle tante novità che ci saranno durante questa fiera è un gemellaggio con il comune di Fregona.
tra l'altro legato al comune di Segusino per eventi inerenti alla prima guerra mondiale, quando centinaia di segusinesi sono stati costretti a trascorrere diversi giorni nel comune di Fregona a causa appunto della presenza dei combattimenti qui nel Basso Feltrino. Come si svolgerà questo gemellaggio con Fregona durante la Fiera Franca del Rosario? Diciamo che è più uno scambio enogastronomico, però abbiamo pensato di portare il nostro formaggio Scec protagonista della fiera a Fregona, in cui verrà inserito nel loro menù di tutti i giorni della festa e verrà anche fatto dal vivo dai nostri casari segusinesi. Mentre noi prenderemo il loro prodotto tipico più importante, il torchiato di Fregona, e lo porteremo all'interno della nostra fiera. Sarà poi nel mese di dicembre, nel periodo natalizio e prenatalizio, che ricorderemo in modo più solenne il triste avvenimento del profugato dei segusinesi a Fregona durante la Grande Guerra. Per chi volesse informarsi maggiormente riguardo alla fiera? Può visitare il sito della Proloquo di Segusino, www.proloquosegusino.it, oppure la pagina Facebook della Proloquo, dove troverà il programma completo, aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni necessarie. E quindi un invito per tutti a venire a Segusino dal 26 al 29 ottobre per visitare la Fiera Franca del Rosario. Cuochi di Contrada, una bella novità per quest'anno per la 113esima Fiera Franca del Rosario. Dennis, spiegaci in che cosa consiste questa competizione. La Cuochi di Contrada è un mini reality girato a Segusino durante il periodo estivo. Abbiamo proposto alle varie borgate di Segusino di realizzare una ricetta in diretta, diciamo nella loro borgata. Erano liberi di scegliere il tema purché fosse a base di prodotti locali, insomma, non robe strane. Durante il periodo estivo abbiamo fatto le riprese di queste ricette e sono state caricate in internet. Quali sono le contrade che partecipano a questa gara? Allora, ci saranno 7 contrade: La Piazza, Sarocco e Santa Lucia, Collonc, Riva Grassa, Riva Secca, Stramare e Migliès. E quindi durante la fiera la finalissima, che consisterà quindi in un vero e proprio show cooking. Esatto, sarà proprio uno show cooking che le due contrade vincitrici, cioè che hanno preso più voti, si contenderanno alla vittoria finale. Sarà quindi una cena aperta a tutti, in cui verranno cucinate in diretta le due ricette finaliste e poi il pubblico potrà votare la ricetta che gli è piaciuta di più. Ricordiamo che per partecipare a questa cena c'è bisogno di una prenotazione, giusto? Si è consigliata la prenotazione perché essendo proprio un show cooking non è che mai riusciamo a fare quantitativi molto grandi di persone, quindi sì, è consigliato prenotare, ma anche durante gli altri giorni di festa. E la partecipazione quindi permette anche di fare proprio da giuria e quindi decidere quale sarà il piatto che vincerà. Sì, la giuria sarà proprio le persone che partecipano alla cena. E altre novità riguardo a questo mini reality, come mai questo termine? Mai va di moda al giorno d'oggi tutti questi reality sulla cucina, anche noi di Segusino ci siamo ingegnati per creare qualcosa ad hoc. E quindi Segusino, un paesino piccolino, ma alla fine si fa molto notare con queste iniziative originali. Sicuramente, è tutte legate ai nostri prodotti locali. Anche perché appunto i piatti che verranno realizzati da queste contrade hanno molto da raccontare sulle tradizioni e sulla tradizione enogastronomica di Segusino. Sì, abbiamo chiesto alle contrade di fare delle ricette locali, in maniera di valorizzare le nostre tradizioni. E alcune potranno anche essere rivisitate? Sì, ogni cuoco ha libera scelta, insomma. Importante che si rispetti il tema dei prodotti locali e le ricette tradizionali. E quindi ricordiamo che per vedere i video e votare la propria ricetta preferita bisogna andare sul sito della Proloquo di Segusino, www.proloquosegusino.it, oppure alla pagina Facebook della Proloquo stessa. E rinnoviamo il nostro invito per il 27 ottobre alle ore 20 per non solo vedere ma anche degustare queste ricette dell'evento Cuochi di Contrada.